ci siete tutti, ci siete. Ah, ti sei portato la mia. Facciamo più spesso questo, inviati speciali. Allora, vi facciamo, intanto sono qua in compagnia, non sono venuto da solo, ok? Ci siamo tutti quanti, stanno guardando sul gruppo, no, lo guarderanno dopo, non andiamo in diretta sul gruppo, ma lo mandiamo dopo registrato, in differita, perché è troppa tecnologia. Qua stiamo entrando. Importante io. Importantissimo. Dove stiamo entrando? Qua? In un tunnel. Dove stiamo entrando? Aspetta, vediamo se riesco a girare la camera. Vedete? Laboratorio. Sì. Vedete tutto, questo è il laboratorio. No, vediamo e la io direi che iniziamo facendovi vedere una parte che non conoscete, una nuova parte. Lui è l'invitato speciale che non è potuto venire perché sta lavorando. Che fai? Lui è Livio Lacovizza ed è arrivato da Londra. Perché lui si occupa del progetto di ricerca di telemedicina ed è praticamente la connessione qua in Moldavia con tutti i designer esteri. Facciamo telemedicina. Questo lo conoscete già ed è Giovanni. Ok, già lo conoscete lui. Una cosa che non conoscete e invece ve la faccio vedere qua sotto. Tutto questo spazio. Rapidi, seguimi. Seguimi. Alberto, non si vede bene. Guardi dietro le quinte del laboratorio, ok? Adesso proviamo. Non si vede bene. Scendere un attimo giù. Ci siete? Non si vede bene. Mi state seguendo? Sì. Si vede bene? No, adesso è un po' meglio. Qua? Meglio. Ok, scendiamo. Vi sto confondendo le idee, così nessuno sa dove sta Ok, il Project X, cosa sarà mai questo Project X? Io sto scendendo ancora, guardate dove siamo arrivati, ormai vi siete persi, non saprete mai come arrivare qua. Non saprete mai come. Lo scrivo. Guardate, c'è una porta aperta. Che ci sarà mai qua dentro? L'imbianchino, ecco qua. Una zia. Ok, questa qui è una sala, ok, dove ci saranno seduti, voi provate a immaginare quello che vi racconto, dove ci saranno seduti tanti designer qua che creano denti e mandano i denti in giro per il mondo. Il futuro, vi dicevo, è la telemedicina, ci arrivano file da un po' tutte le parti del mondo su ExoCAD Expert Top 5%, che è il gruppo Facebook che racchiude il progetto di telemedicina. Da questo lato ci saranno altri designer, vi faccio vedere, wow. Da questo lato, altri ci saranno qua da questo lato. Ok, questo è il futuro. Il futuro, noi ci stiamo preparando a il mondo dei file, il mondo dei file del data exchange, dove si scambiano dati, non si fanno più i lavori fisici, ma si fanno lavori digitali e poi vengono dai robot stampati. Ciao. Ok, ora torniamo di nuovo in laboratorio da Livio. E vi faccio vedere di cosa si tratta, ok? Ti sei perso? Ah, saltata. Sì, è saltata la connessione. Qua è pericoloso. Allora, eccoci di nuovo live. Il futuro qual è? Il futuro è praticamente che noi possiamo andare a produrre i denti con i robot. Ok, qua vedete uno di questi robot, per esempio, che ora vi faccio. Non ti vediamo il video. Ah. Ecco. Uno di quelli che vengono progettati prima col computer.
caricare i file, per esempio qua vedete un dente che deve essere stampato. Una volta che io do l'ok qua per essere stampato, il robot va a riprodurre, vedete già riprodotto questo dentino qua che stava prima sul computer. Oppure posso caricare qua su questi altri macchinari che producono il metallo e andare a stampare quindi in fisico quello che è il prodotto del digitale. Il digitale viene realizzato da un designer. Un designer che sta in questo momento, vedete, facendo dei denti. Questi sono dei denti che vengono modellati non più fisicamente ma col mouse. Una volta che vengono modellati questi denti, io posso anche caricare diverse librerie, giusto? I can upload more libraries. Ok. Posso caricare per esempio delle forme di denti che sono di persone reali. Quindi denti vengono fatti non più a mano da un odontotecnico, ma vengono fatti da dei designer. Odontotecnici designer che vanno a caricare o librerie di denti già esistenti, copiati da dentature naturali, quindi pazienti reali, e un clic andare a cambiare le forme, le dimensioni. Posso fare addirittura lo specchio, lato destro, lato sinistra, e andare a progettare quindi dei sorrisi che sono fatti col computer ma poi vanno stampati. Quello che stiamo facendo ora qua praticamente lo stiamo facendo tutto in un unico posto, però lavorare con il fisico, col fisico, col digitale, significa che io posso cambiare tante cose, ovvero lui in questo momento non ha bisogno di essere qua. Ok, fatevi questa domanda, lui potrebbe essere da un'altra parte del mondo. Cambia il lavoro? No, è uguale. Come facciamo noi a inviargli a lui, magari che si trova in Alabama, questo è un modellino pubblico sul quale sta lavorando, cioè glielo dobbiamo digitalizzare. Allora che faccio io? C'ho uno scanner come questo, vado a fare una scansione, tante fotografie con laser del modellino fisico. Questo è un modellino fisico, un'impronta che abbiamo preso in bocca a un paziente. Il paziente si trova qua, ma il paziente si potrebbe trovare anche a Cagliari, giusto? Cambia qualcosa? Non cambia nulla. Quindi io ho il paziente fisico, lo digitalizzo e lo invio dall'altro lato del laboratorio. Oppure lo potrei inviare in Alabama o a New York o a Mosca, se lui è un designer di Mosca. Poi lui cosa fa? Questo file me lo va a inviare sul robot. Il robot lo va a stampare. Il robot dove potrebbe essere? Potrebbe essere a Roma. Giusto? Questo lo potrei delocalizzare a Roma. Oppure prima del robot potrei mandarlo, che ne so, a lui. Lui fa una verifica del design. Ti piace il design che ha fatto? Lo devo verificare prima. Lo devi verificare. Ok. Supponiamo che lo verifica, che fa una modifica. Lui potrebbe aprire per esempio qua sul computer il design e modificarlo ulteriormente. Lo manda per l'accettazione, a questo punto va nel robot. Nel robot viene a quel punto finito di stampare. Una volta che qua è finito di stampare, questo va finalizzato. Lo posso togliere dal robot, già avrei praticamente il modellino fisico che è stato stampato. Vedete qua dei denti che sono stati stampati. Si vedono bene? Sì. Ok. E li porto a un'altra persona qua di fianco che li va a controllare e magari a fare una lucida cura. Adesso per esempio Jon sta facendo la verifica dei punti di contatto, se i denti vanno bene. Questa è praticamente la rifinitura, la lucidatura. Sono stati creati diversi
diverse modifiche al protocollo mentre parlavo, vi sarete accorti che io posso delocalizzare praticamente il design, delocalizzare la produzione, posso delocalizzare l'accettazione del piano di cura e posso delocalizzare la finalizzazione. Questo lo posso applicare a nuovi casi oppure lo posso applicare nell'aftercare. Tutti questi concetti li posso applicare anche nell'aftercare. Questo cosa comporta? Comporta la nascita, torniamo ora in SOS University, capite che comporta una serie di sconvolgimenti, ovvero la persona che prima colava i modelli e lavorava i denti a mano, quello potrebbe avere meno lavoro, potrebbe per esempio diventare disoccupato, perché ormai il design lo fa un ragazzo. Lo stiamo rovinando noi, si deve muovere, nel senso deve passare di casella, deve andare dal lavoro manuale al lavoro digitale, deve andare. Però è anche vero che se che io ho tutta una serie di vantaggi. I denti non fa l'odonto, non è più odontotecnico, è sempre odontotecnico perché ha bisogno comunque di conoscere le forme dei denti. Però se io ho le librerie di 3.000 denti, tutti diversi, non ho più neanche bisogno di memorizzarle come sono fatte le forme. C'ho la libreria, è quella, è come un file, lo scarico, ogni volta che mi serve quel tipo di forma, ma lo scarico non me lo devo inventare da zero. E soprattutto lo posso fare 10-100 volte in maniera uguale, identica, ripetibile. Quindi se io adotto il digitale, intanto capite bene che lavoro con i denti, che c'è su un database che può essere o fisico oppure virtuale. Se il database virtuale, che siano denti o che sia il progetto di una serie di denti, possono accedere contemporaneamente da più parti del mondo. Il progetto va avanti, quindi si ha un avanzamento dello stadio di lavorazione e tutti quanti seguono, quella che è la squadra a lavoro sul progetto, seguono l'avanzamento dello stadio. Se c'è una modifica da fare, io posso avere non più uno scambio solamente a voce col tecnico che deve venire in studio, guardare quella che è la modifica da fare, tornare in studio, ricordarsi col suo foglietto scritto a penna di quelle che sono le modifiche da fare, sì, che si ricordi tutte le modifiche che ci sono da fare. Io ce li ho lì salvate in una chat allegata al progetto. Anche allegare fotografie, video, posso avere pareri esterni di magari un secondo designer che sta lavorando sul progetto e propone una modifica. Possiamo a quel punto dividere anche il progetto, molto grande, come vi dicevo ora, che sono gli A-B test. Gli A-B test sono praticamente delle visioni che si fa fare a un certo punto al progetto, dove posso fare una prova della parrucca oppure una prova un taglio di capelli definitivo. Delle volte conviene fare prima una parrucca e andare a verificare quello che è il risultato finale. Qua ora stiamo lavorando in ascensore, che stiamo salendo e stiamo arrivando su in SOS Unity, anche con esercizio mentale, su quelli che sono gli scenari che si aprono in futuro. Sono diversi, significa che ci sono delle sedie che rimangono vuote, ma delle altre nuove sedie dove le persone si possono sedere. Cioè, ci sono vantaggi e svantaggi. Vantaggi tutti per chi ha il senso, la direzione di dove sta andando il futuro. Svantaggi invece per chi è un pochino più all'antica, che non vede dove sta andando il cambio di direzione, a un certo punto arriva un vicolo cieco. Adesso